un incontro anche in call conference organizzato dall'assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia Mino Borracino, il porto di Taranto, la ZES, la logistica e le occasioni di sviluppo ad essi connessi, sviluppo del territorio e occupazione. Strumenti fondamentali, imprescindibili per una Taranto che deve creare un proprio futuro senza essere schiava della monocultura dell'acciaio. Sì, il porto di Taranto rappresenta oggi più che mai il volano di sviluppo della nostra economia. L'arrivo in queste ore della prima nave da parte dei nuovi concessionari del porto, la holding turca Hilport, e soprattutto l'attivazione di processi virtuosi da parte del governo regionale insieme al governo nazionale per quanto riguarda i temi della logistica, con l'attivazione di un nuovo smalto dato all'attività del distretto regionale della logistica e con passi in avanti notevoli fatti per quanto riguarda la zona economica speciale interregionale ionica, chiaramente fanno ben sperare. Tutto si può parlare di tutto, ma sicuramente non si può non tener conto che non possiamo pensare ad un sistema economico fondato solo ed unicamente sull'aspetto del turismo, della bellezza paesaggistica e naturalistica del nostro territorio o di attività collaterali come commercio e servizi, importantissimi che noi dobbiamo continuare ad incentivare, ma serve anche un modello industriale del manifatturiero importante per continuare a garantire occupazione e posti di lavoro. Il modello che noi abbiamo conosciuto, come lei giustamente diceva, della monocultura dell'acciaio, modelli industriali della seconda metà del Novecento che hanno portato disastri e tragedie dal punto di vista ambientale e sanitario, chiaramente deve essere messo al bando e su questo condividiamo tutti. Ma l'alternativa qual è? L'alternativa, ritorniamo sulla retroportualità, su quelle attività che a porti tipo il porto di Rotterdam, ma non soltanto quello, per citare il più celebre, quello più importante, quello più grande a livello europeo, garantisce con le proprie attività molte decine di migliaia di occupati. Allora noi dobbiamo ambire a questo, sapendo che il porto di Taranto è il porto più importante di fronte al canale di Suez, che oggi grazie al raddoppio della sua capienza, della sua larghezza, garantisce di nuovo grande centralità ai traffici all'interno del Mediterraneo, con le navi portacontainer che possono entrare. E proprio per questo è importante dare anche l'ok, la possibilità dell'attracco a Taranto della via del Mare della Seta, che diventa elemento sempre più importante di movimentazione merci e tutto quello che c'è di più importante dietro la movimentazione merci per quanto riguarda appunto tutte le attività dal punto di vista manifatturiero che servono per lavorare i container che arriveranno dalle navi portacontainer nel nostro paese. Ecco, a questo proposito lei nel suo intervento in diretta streaming, parlando di la possibilità di un avvento diciamo cinese, lei ha garantito comunque rimarrà sempre il porto di Taranto. Ma certo, io questo l'ho detto, sembra un'affermazione pleonastica, ma io sono stato costretto a riaffermarlo perché purtroppo nelle scorse settimane alcuni colleghi consiglieri regionali o parlamentari ed europarlamentari hanno gridato allo scandalo rispetto alla svendita del porto di Taranto se dovessero arrivare i cinesi della compagnia Cosco all'interno del porto di Taranto. Lo garantisco e lo continuo a ribadire, ovviamente il porto di Taranto è di proprietà e resta di proprietà del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, quindi del governo italiano, e la gestione resterà saldamente nelle mani dell'autorità di sistema portuale del Mar Ionio, guidata in questi anni saggiamente dall'avvocato, dall'amico Sergio Prete.